davvero uno spettacolo imperdibile. Guardate Bulleri, Rocca, Hawkins e Joby Thomas, pick and roll alto tra Bulleri e Rocca, subito il tiro di Bulleri, infatti da tre, sbagliato Rocca, rimbalzo, riapre, deviazione di Šiškauskas, attaccato da Bulleri che mette nell'angolo per Hawkins, partenza, linea di fondo, arriva il ferro, lo azzanna ancora, il padrone del secondo tempo, David Superman Hawkins. E salta dalla sedia anche Giorgio Armani, voleva tre punti l'Armani Jeans, può trovarli con questo tiro libero aggiuntivo. L'ex giocatore di Temple è stato a lungo sul taccuino di Ettore Messina e del Cesca, gioco da tre punti, direi il terzo del secondo tempo di David Hawkins, 18 tutti dopo l'intervallo, dopo essere stato recentemente umiliato da Langdon nella prima metà, palleggio di Planinic pressato da Bulleri, 26-25, attacca Planinic e per aria trova il taglio di Kriapa, gran canestro di Kriapa e gran taglio soprattutto, tutto in un possesso per l'Armani Jeans, 16-15, blocco di Rocca, Hawkins contro Kriapa, bisogna tenere palla se sei Milano fino alla fine, invece Hawkins prende il tiro e inventa ancora, 20° punto di Hawkins, questo è David Hawkins. Davvero, adesso teoria a parte, adesso c'è solo la pratica, questo è un canestro mostruoso di David Hawkins.